il caporeparto gli fa: senti, guarda, ha telefonato Franco, dice che si è messo in malattia, non viene a lavorare perché c'ha l'ernia al disco. Dico, madonna santa, e mo? Fa niente, l'ernia gliela tolgono, il disco glielo masterizzano. Devi fare il suo giro. Apro una parentesi su Franco. Franco è un nostro collega, noi lo chiamiamo il latitante. C'ha 40 anni di servizio, non l'ha mai visto nessuno. Non si vede da talmente tanto tempo che si vocifra che una volta è lui che è apparsa la Madonna. Prima di morire ha telefonato Bin Laden in ufficio, fa uagliò. Forse so dove si nasconde Franco. Comunque piglio il motorino, vado, arrivo in prossimità di un semaforo, il semaforo era rosso, si affianca una signora in macchina, tira giù il finestrino, fa: scusi, sa, mio figlio ha vinto il concorso alle poste, per caso lei sa se stanno già assumendo? Dico, ma signor, credo di sì. Fa: oh, meno male, perché sa, sono stufa di vederlo dormire e leggere il giornale tutto il giorno. Ho detto: signor, è sicuro che non sia già in servizio?